Scherzo, è scomodissimo. Bevi il caffè con lo zucchero? Bevi il caffè con il latte? Facciamo che ognuno si fa i cazzi. No, comunque te come stai? Bene, dai. No, a prescindere dal video però. A prescindere da... dalla depressione, dallo stress. Sì, perché sei stressato? Boh, fra, perché sto lavorando e quella cosa mi manda un po' in paranoia. Cioè, principalmente oggi perché sto facendo un lavoro con un mio ragazzo. E non so, fra, io nonostante credo sia convinto che non sia così, ma probabilmente sono un inetto nelle comunicazioni. Perché? Soprattutto quelle che riguardano il lavoro. Perché non lo so, tipo... Qual è, che rapporto, cioè che dovete fare voi due? Allora, stiamo facendo tipo delle foto per un e-commerce. Okay. Insomma, abbiamo fatto le foto dei prodotti, le foto degli indossati, così, quindi c'è tutta la post-produzione, tutti i cazzi mazzi, eccetera. Mm-hmm. E quindi... Quindi avete già scattato le foto? Abbiamo scattato tutto, abbiamo post-prodotto tutto, solo che adesso siamo un po' in ritardo sulla consegna, perché ci sono stati dei feedback, delle cose da cambiare, eccetera. Ok. E al problema numero uno ci siamo organizzati di merda. Mm-hmm. E quindi effettivamente tra una roba e l'altra passa sempre tipo mezza giornata, perché io devo passare una roba a lui, lui a me, così, quindi sbatto. Però io ero convinto di aver tipo messo le cose bene in chiaro ai tipi per cui stiamo lavorando, e tipo 10 minuti prima di arrivare qua mi arriva un messaggio del tipo che mi fa: forse non sono stato chiaro. E fa: sento una mancanza di comunicazione da parte vostra. E io dico: io l'unica cosa che pensavo di aver fatto bene. Io dico: cazzo. E quindi niente, adesso... Ma dovuta a cosa? Cioè, nel senso, perché pensa che ci sia una mancanza di comunicazione? Perché non gli avete detto che ci state... Che ci avremmo, evidentemente noi gli abbiamo detto che ci avremmo messo un giorno in più. Ieri gli ho detto: consegniamo stasera, poi magari ieri sera non c'era tutto. Ah, ok. Quindi tipo... Beh, sì, cioè, non è che, no, non c'è stata una mancanza di comunicazione, c'è stata... un errore nella comunicazione. Minchia, Chiara Ferragni, un errore di comunicazione. Un errore di comunicazione, bro. Yeah. Chill out, eh? Vabbè, ma questo un po' troppi errori di comunicazione ultimamente. Sì. Però io non ho preso un milione di cazzo di euro per i Pandori. Per i Pandori. Tu come stai invece? Io depresso, bro. Sono in down, vecchio. Qua al bar a bere il caffè, vecchio. Va bene che stiamo facendo il video, ma comunque mi sento una nullità. Ci sta. Oh mio Dio. Se questo fosse un podcast macista, si chiuderebbe qui perché non ne dovremmo parlare. Sì, no, tipo, non parla dei suoi problemi. No, stiamo vivendo la nostra best life. Sì, esatto, vecchio. Tipo, mica, amico, sono depresso. Yo. Ok, quindi quante fighe... Spacca, bro. Quante fighe ti sei scopato? Già. No, comunque col lavoro lì nella casa di produzione faccio il runner, by the way, che è tipo l'autista. Cioè, letteralmente life. L'autista? È letteralmente l'autista, vecchio. Vabbè. No, ci sta, per l'amore di Dio. L'unica cosa, bro, che non mi danno cioè non ho abbastanza lavoro per camparci. E mi rode troppo il culo essere su dei set dove cazzo sono l'ultimo dei coglioni sfigati di merda, però mi rode un botto, non riesco a togliermi questa cosa, vecchio. Devo fare come i cristiani che si frustavano la schiena, cioè devo essere più umile, bro, cioè nel senso, okay, bro, okay. Io qualunque persona vedo sono tipo: vorrei essere lui, bro. Anche lui vorrei essere. Sì, non è che vorrei essere, io mi sento già lui. Mi sento già lui e lui è al mio posto. Lo so. Fuck this shit, man. Fosse solo l'invidia il problema. Ma... Anzi, forse è solo l'invidia. Sì, è solo l'invidia. No, più che altro ma l'ego... nella mia vita, cioè nel senso non solo al lavoro. E l'ego gioca un ruolo fondamentale. Perché alla fine sono qua per il caffè, capito? Cioè nel senso non è che me la vivo malissimo, per l'amor di Dio, potrei essere tipo al lavoro adesso. E invece sono tipo: merda, vorrei essere più up, più up. Quanto ti soddisfa questo lavoro da 1 a 10? Tipo soddisfazione personale, tralasciando valori economici, cose. No, ci sta. Allora, è un bellissimo. In realtà è l'unico lavoro che potrei fare, secondo me, serenamente, perché è un po' cazzo di cane, nel senso, come periodi, tipo che ti dicono 2 giorni prima:
oh, lavora per noi questi 3 giorni e ti diamo 400 euro. E quindi sono tanti soldi per pochi giorni. Però sporadicamente. Sporadicamente, però hai tanto tempo libero in cui pensi al vuoto esistenziale della tua vita. Che non è per forza un bene. No, che non è assolutamente un bene. Quindi finché i giorni di gap sono pochi, ci sto dentro, sono abbastanza sereno. Ma appena sono tipo, passa una settimana e mezzo, due senza lavorare, sono tipo, what the fuck am I doing? Sì, quello è un gran sbatti. Cioè, più che altro, vabbè, hai il vantaggio che almeno non... cioè, quando non lavori, cioè, tu mi stai dicendo che è lo svantaggio principale. Però sì. Guarda che è figo anche il fatto che quando non lavori, non lavori e non devi per forza pensare al lavoro. Ah, tu dici perché nel tuo lavoro devi comunque sempre un pochino pensare sì, a vabbè, cosa dovrai fare. Quello che sto facendo io è che adesso lavoro appunto in smart working da casa e poi lavoro a progetto, quindi neanche a tempo. Che da una parte è una figata, perché comunque... Fa le copertine per i libri Amazon. Esatto. Però comunque, capito, mi gestisco il tempo, quindi volendo posso dire tipo ah, faccio tutto il lavoro che devo fare in una settimana in un giorno e poi non faccio un cazzo. Ma a parte che non è vero. la dico sempre questa cosa, tipo oh, posso fare un lavoro di un mese in un giorno, non lo faccio mai. Non succede mai questa cosa. Sì, però. E poi oltretutto c'è il fatto che non lavorando in uno spazio di tempo ben definito è come se lavorassi sempre. Perché comunque a tutte le ore sono in para. E anche alle 3 di notte penso, minchia, potrei fare quel lavoro che devo fare, che magari devo consegnare domani. E quindi sono sempre in para. Beh, quello ci sta. È una merda. Cioè, quello è una merda, dico, no, ci sta per me. Sta, sì, ci sta per me, ci sta. Ci sta che io non debba farlo, assolutamente. Però sì, poi pensi a quel bread e la possibilità di anche solo, insomma, avere qualche soldo per farti i cazzi tuoi, cioè, sì, diciamolo, è impagabile. Sì. Cioè, che poi io quest'anno, vecchio, e sono il primo youtuber che lo ammette, vecchio, ho abbandonato l'ultima cosa su cui mi supportavano i miei genitori, ossia l'affitto, cioè mi pagavano l'affitto di 300 euro al mese. E ho detto, basta, cioè ho 26 anni, non si può continuare così ancora per molto. Mi fa piacere che tu l'abbia... Sì, l'abbia embraced, perché... Sì, cioè che era già una cosa che avevo embraced a 19 anni quando sono andato a New York. E poi ho detto, no, fuck this shit, io me ne torno a casa, mi faccio pagare tutto dai miei, vado all'università, faccio la vita che cazzo mi spetta e vaffanculo. Senza, sì. Perché ero troppo fissato che dovevo fare... la vita, il self-made man, però ero tipo, ma chi cazzo me lo fa fare di fare il self-made man? Bene, sono tornato, studiato, fatto tutto il mio percorso, adesso direi che posso campare on my own, però ora sono un po' in strago, ora c'è tipo da settembre che campo per conto mio e questo periodo qua sono borderline, cioè nel senso... borderline debiti, soldi e cose, perché ho iniziato con i fagottini che fanno guadagnare un tot di soldi ma fanno anche accumulare un tot di spese. Sì, beh, devi spendere peso. Sì, se non le paghi subito poi ti ritrovi che sei lì che fai il ricco, no? Che c'hai tutti i soldi sul conto e poi ti ritrovi che c'hai 4.000 euro di debito, yeah. Sei tipo, damn, devo fare degli altri fagottini. Minchia, quanto è importante pagare subito tutti i debiti. Sì, però. Sì. Quindi adesso sono pieno di debiti. No, non sono pieno di debiti, sono proprio, cioè... Te impari. Sono quasi impari. Cioè, nel senso, quando uno dice che impari debiti e crediti, nel senso, no, perché c'ho anche dei creditori, tra l'altro, che sono al lavoro, ti pagano con 60 giorni di, no, c'hanno i 60 giorni di sto cazzo. Quindi c'ho quello, c'ho un casino di soldi arretrati che mi doveva dare mio padre perché con i fagottini gli facevo scalare l'IVA a lui. Non è regalissimo. Vabbè, insomma, c'ho un tot di creditori, però non abbastanza, non lo so. Sai qual è la cosa più brutta, però? Che uno si immagina di fare la vita, la bella vita quando fai soldi, ma in realtà, soprattutto se sei un imprenditore,
questo che stai dicendo tu adesso devi immaginartelo moltiplicato per 100.000 e non sarà mai meglio di così. No, infatti. Non sarà mai meglio. È vero, perché poi c'è anche quel pensiero lì, tipo... Mi basterà fare i arriverà soldi. Arriverà il giorno in cui, tipo, sarò sazio, vecchio, sarò sazio di vita e dirò, oh, questa è una vita ben vissuta, bella, sono contento. No, non esiste, però, non esiste. Però poi allo stesso tempo sono tipo, eppure dai, esisterà, capito? Cioè, nel senso, dai, cioè, se io ce la faccio e sfondo e non so esattamente cosa vuol dire, ma... Oh. Capito? Sai cosa vuol dire? Sfondi il, non lo so, cioè nel senso, la barriera della povertà, però, la barriera del sto grindando e dentro nel ce l'ho fatta. Non lo so. Poi tutti quelli che ce l'hanno fatta, tipo, molti di loro sono broke, bro, cioè nel senso di cosa stiamo parlando. Io... E Usman. Usman, davvero? Oh, mi guarderesti se è acceso la lucina blu? Delle lucine blu, sì. Ottimo. Per quello mi guardi qua ogni tanto. Penso di essere sporco. Dico io, che cazzo c'ho? No, allora, secondo me la gente che ce l'ha fatta, adesso buttiamola sul filosofico, ok? Bella fare i soldi, però se... Perché c'è un botto di gente che fa i soldi e si ammazza? Perché... Non riesci, secondo me non riesci a sostenere il peso di queste pressioni, soprattutto se si amplificano per somme di denaro molto più grandi e cose del genere. Chi ce la fa veramente è colui che riesce a eliminare l'emotività dal lavoro, dalle cose che riguardano i soldi. Cioè tu devi prendere quella situazione e tipo depersonalizzarti e guardare da fuori il te che deve dei soldi a qualcuno ed essere tipo... Chi se ne fotte? Che li darai? Esatto. Non preoccuparti. Tipo, non è mai stato un problema nella storia del mondo, è successo un miliardo capito. Di volte. Quindi, sì. Quindi, cioè, più che altro l'emotività che ti fotte. Sì. E anche in tutte queste cose del voglio fare quello, io mi sento nella posizione di della persona che adesso mi dà gli ordini. Io mi sento nella posizione di chiunque, vecchio, cioè nel senso... Però potrebbe passare il sindaco di Milano, io sarei tipo, però posso farlo meglio. 100%. Ma non è neanche vero, non potrei mai farlo meglio, perché poi quando fai delle cose veramente te ne rendi conto cazzo. Tipo, no, ultimamente, sono un cazzone casato. Però ultimamente, vuoi sapere un guilty pleasure terribile, una cosa che, cioè mi vergognerei di meno a dire che guardo dei porno stranissimi, capito? Di dire che ho guardato sta roba. Dai, sentiamo. Come diventare un tiranno su Netflix. No, ancora peggio. Quello mi è piaciuto un botto. Era tipo così. Interessante. Che cazzo. L'ho visto, mi ha tentato, però ho visto un altro documentario sulla Seconda Guerra Mondiale, ma no, in realtà la cosa che mi ha... che ho guardato, vecchio, e non è che mi piace, non mi piace, che sia chiaro, l'ho guardato, ma non è, non mi piace, non sono così basso, ok? È una serie italiana che si chiama Un professore. Ora tu non lo conosci, però secondo me è un sacco di gente che sta guardando questo video e sta cringiando di brutto. Okay, si chiama solo sì, Un professore? Un professore, sì, sì, si chiama Un professore, ed è recitato malissimo, è terribile, la tipica serie italiana da quattro soldi, però... Ok. Però vabbè... Perché un guilty pleasure? Perché mi vergogno a dire che lo guardo, però lo guardo, nel senso... Ah, okay. Non ti è piaciuta? No, non perché mi è un piaciuta. Guilty pleasure, non è un guilty pleasure. No, vabbè, cioè, nel senso, se lo guardi comunque... E cosa... Niente, guardando quello sono tipo... Vedi, dovrei fare il professore. Cioè neanche tipo, dovrei fare il regista, no, il professore. Ho pensato ovviamente anche, potrei fare questa serie meglio di loro, però a parte quello, anche sono arrivato anche al punto di dire, vedi, il mio true calling era di fare il professore. Cazzarola. Oh. Bro, te lo giuro. Beh, questo penso che sia uno dei problemi che mi fa stare più male in generale nella mia vita. Io ancora non ho capito se mi piace fare quello che faccio. O quello che, neanche quello che faccio, quello che desidero fare. Sì, esatto. Sono tipo, mi piacerà quando lo farò? E sono tipo, ma come cazzo, che modo di pensare del cazzo è? No, davvero, davvero, davvero. Però sì, siamo su quel path. Sì. Perché non sei convinto di un cazzo.
Fare il professore spacca comunque. Sì, fare il professore secondo me spacca di brutto. È devastante. Io... Tu lo sai che mio padre è un professore. Ah, sì? Sì. Ma poi come si fa, vecchio? Cioè, io voglio diventarlo e basta. Beh, tu sei laureato, puoi farlo. Ci sono delle graduatorie, delle cose così. Poi dipende sì. Il professore di cosa. No, infatti. Cioè, adesso anche la mia fidanzata è stata assunta. Fa la maestra alle elementari. Ah, sì? Nah. Cioè, adesso ha un contratto tipo per una supplenza lunga. E poi... Beh, cazzo, spacca comunque. E poi hanno fatto un altro contratto per una scuola privata. Quindi non è dovuta passare per le trafile... Sì, 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 ok. Delle graduatorie, dei crediti, sì, così. Sì. È devastante. Io sono molto fiero, direi. Solo che siccome sono un pezzo di merda gasato, con un ego grosso come una casa, forse non glielo dico abbastanza. sono fiero di te, baby. È fiero di te, baby. Senti, non chiamarlo. No, baby. Scusa. No, comunque. Sono scimmiottando, lo sai. Certo. Comunque, no, bro, il true calling. Che cazzo dobbiamo fare nella vita? Boh, non lo so. Io adesso credo di avere. Cioè, adesso devo fare sti cazzo di fagottini, bro. Entrare in business con i fagottini. Poi un'altra cosa, c'è cioè, questo. Sono questioni personali, quindi non ne vorrei parlare, però, bro, sto avendo a che fare con uno che, se stai guardando sto video, ti voglio un gran bene comunque, mi dispiace, però mi vuol far abbassare il prezzo dei fagottini, perché adesso la cosa che faccio è fare produrre i fagottini per terze parti, tipo un'altra pagina e io gli produco i fagottini. Sì, okay? Ubriaco l'altra sera, non mi ricordo. Sì, sì. Mi ricordo solo questo. Esatto. E lui vuole abbassare a tutti i costi il prezzo dei fagottini da 25 euro a 20. E si tratterebbe di... E poi vuole... Cioè, nel senso... Sento che, comunque, mentre con Ciao Mamma e con un'altra pagina con cui rifarò, sono molto più easygoing. Cioè, nel senso, si fidano di me, si affidano okay. Della mia cioè, esperienza. Cioè, lui fa resistenza. Ok, lui fa un po'... E tipo, ma sei sicuro che questo sia il posto mio? Ma sei sicuro? Ma non è che potremmo farlo a mangiare? E io sono tipo... Cioè, capito? Tutto il tempo a cercare di... negoziare con sto tipo per cui gli sto facendo un lavoro della Madonna e in più devo essere pagato la metà, perché se spendo, cioè se li facciamo costare dai 25 a 20 euro di mezzo il margine, di dire. Mezzo letteralmente il cazzo di margine, e lui lo fa letteralmente per non avere gente che lo dissa nei commenti, cioè per Quack. Timore di avere dei troll che gli dicono ah fai tanto il poveraccio ma alla fine vedi vendi le magliette a 25 euro, infame. Ci saranno anche se le e ci saranno anche se le metti a 20, bro. Cioè, di cosa stiamo parlando? Tanto vale guadagnarci. C'è un sacco di gente che sarebbe felice di comprarle e basta. E poi non è che ti sto privando del servizio sanitario, vecchio. È un cazzo di fagottino, bro. Cioè, non è che se non te lo compri muori. Cioè, minchia. Oh, sì. Oh sì. Mio Dio, bro. Sta gente parla di cose futili come se fossero davvero dei diritti umani, vecchio. Sì, beh, è vero. Cioè, lo capisco un po' il tipo, però questa cosa ultimamente mi ci sto scontrando anch'io, perché purtroppo è vero, c'è la gente che ti trolla e non importa quanto poco è. Tu potresti dirgli, bro, ti vendo una maglia a un euro, ci sarà qualcuno che dice, cosa? Per farti un esempio, cioè, così. Mono stava cercando di mettere un divano su Subito, a zero, ok, gratis, lo stava regalando, e... L'unica cosa che aveva scritto pure era che te lo dovevi venire a prendere, ok? Una tipa gli scrive, ma il divano è già smontato? E lui è tipo, yo, no, mi sa no, è così com'è. Ok, però poi me lo porti, cioè se io vengo lì e lo smonto me lo porti. E lui è tipo... No, cazzo zio, vuoi cioè, te lo sto regalando, cioè, ma che cazzo vuoi? E lui gli fa, no, lui è educatissimo, bro, ti giuro, io gli avrei proprio detto, gliene avrei detto di tutte. Sì, esatto, e lui fa, no, guardi, mi dispiace, però la proposta è che io te lo regalo e in cambio tu te lo porti a casa. Certo, come è sempre stato. Come è sempre stato così, da che mondo è mondo, ma di che cazzo stiamo parlando? E questo è tipo... Caccia una roba del tipo non ci sono più le persone di una volta, un tempo
sei un maleducato, ignorante. Gli ha dato dell'ignorante, ha fatto ignorante. Gli ha detto, ma zio, ma ti sto regalando il divano, ti sto chiedendo di venirlo a prendere pure educatamente, ma sei una puttana, vecchio, ma vattene a fanculo. Ma come sì, ti permetti, bro? Cioè, ci sarà sempre chi ti rompe il cazzo. Ci sarà sempre chi ti rompe il cazzo, di cosa stiamo parlando? Devi superare la cosa. E poi è come nelle contrattazioni, no? La contrattazione si svolge intorno al primo prezzo. Cioè, se tu dici io ti vendo questo telefono a 100 euro, tu cercherai di portarmelo giù a 100 euro. Se dovessi dirti te lo vendo a 200, tu cercherai di portarmelo giù partendo da 200. Quindi nella mente delle persone ha senso sempre comunque valutare al ribasso. Soprattutto se sei un broke-ass, però... Scusa. Niente, ci manca. Soprattutto se sei un broke-ass, cioè sei abituato a ragionare a ribasso. Tipo, anche quando vai a fare la spesa, questa pasta Barilla costa 1,50 euro. E tu pensi, 50, cioè 1,50 euro ci fai due pasti, eh. Ci sarà qualcuno che pensa, cosa? Quella dell'Eurospin costa 30 centesimi. E quindi il metro di paragone è sempre al ribasso. E così è, cioè anche... Quelle, cioè, per i vestiti, le cose che vendo io, le magliette, i cappellini, quelli che ho fatto recentemente, ho sempre cercato di fare una cosa che fosse esterna magari a io e alle altre cose, per fare una versione più cheap, cioè, perché alla fine... Sì, perché Iwi è handmade, esatto, eccetera. Quindi volevo vendere qualche vestito anche a qualche mio amico. Iwi è il brand suo e di Lollo. Praticamente faccio questi cappellini, mi era arrivato il prototipo, vado da un mio amico che gli voglio bene, ma lui è tipo top hater. Lo so, se lo stai guardando sai che sto parlando di te, ma... Bro, ti giuro, io voglio un bene dell'anima, lo conosco da sempre, ma cazzo è una di quelle persone che non riesce a non fare un commento negativo fra su tutto. E tipo, prendo sto cappellino e glielo faccio vedere che li ho fatti fare, la prima volta facevo fare una cosa da una manifattura lontana, sbatti, spedizione, così, gli dico, fra, li vendo a 20 euro. 5 euro di spedizione, che spendo io, che è inclusa nei 20 euro, e li vendo a 15. Non ci guadagni praticamente niente. Io l'ho detto, mi fa, minchia, un bot! Ma che figlio di puttana! Fra, cioè, te lo giuro. Oh mio Dio, e se, merda, e già lo sai, se gente è capace di dirtelo in your face, vecchio, figurati online un troll del sì, cazzo figurati, con un account infatti. Falso, vecchio, cioè. Ma l'altro giorno, tra l'altro, un tipo verificato sulla pagina di questo ha pubblicato, lui ha pubblicato foto di pasta al pesto, Barilla, cioè con barattolo Barilla, okay. E si vedeva nello sfondo un pezzo di MacBook, ok? Oh. Però era presentato un po' male, tipo tavolo puzzone, ok? E quindi, boh, pubblica sta foto, un writer, bro, che tra l'altro segui anche tu, non so chi sia, adesso non mi ricordo il nome, però l'ho visto perché era verificato, gli scrive tipo, fate tanto i poveri, ma poi ve magnate la pasta a Barilla, no, voglio vedere troppo e il MacBook Pro, cioè avete figli di papà del merda, siete dei falliti, così... Dico, no, sì, cioè, ma almeno fallo da un account falso, questo c'ha 150.000 follower, cazzo. Vecchio ribecca, zio, ma stai malissimo. Cazzo. Oh mio Dio, vecchio, che pazzo. Questo rientra un po' nell'odio dei ricchi, cioè nell'odio del comunque avere i soldi, di per forza odiare chi ha i soldi. E allora, aspetta, non fraintendermi e non fraintendetemi, amici di sinistra all'ascolto. Però no, io mi reputo apolitico, non capisco niente, quindi non esprimo pareri, non so veramente un cazzo di politica. Comunque c'è questo odio a caso verso i ricchi e non voglio dire che non sia mai giustificato, perché spesso effettivamente è giustificato, però poi si traduce in un odio per forza senza mai andare ad approfondire, no? Tu vedi, hai il MacBook e si dico, quel figlio di puttana è più fortunato di me. Cioè, avrei fatto anch'io fare una pagina su Instagram con tanti follower se avessi un MacBook. Capito? E lì poi diventa un po' tutta una giustificazione per andare a cercare quella che negli altri è la fortuna che gli ha permesso di fare ciò che tu non riesci a fare. È da lì che parte l'odio. Non prendiamoci per il culo. L'odio parte sempre da un'insoddisfazione. E quindi ti piace pensare che tutte le persone che ce la fanno ce l'abbiano fatta perché hanno sfruttato qualcuno, hanno commesso attività illecite, hanno stretto legami con la mafia, capito? Hanno i genitori che li supportano. Esatto, tipiche cose da italiano che dice, ah sì, hai una pagina su Instagram, sei un mafioso, hai un canale YouTube, raccomandato. Fai affari con Al-Qaeda, sì, quelle cose lì. Però, cioè, boh, basta, la gente non deve rompere il cazzo. Però è sempre il discorso di prima, fra,
è tutto legato all'emotività. A te, quanto sei sensibile a queste cose? Perché le persone che non sono sensibili, bro, hanno vinto. Cioè, il problema è essere sensibili a queste cose. Sì, è così difficile sui social, però non bro, essere imparziale a questa merda. Però, secondo me, il problema dei social, e qua non voglio fare una critica sociale, però ci ha reso oversensibili, fra. Perché almeno una volta la gente non aveva i coglioni di dirti le cose in faccia, o almeno ce l'avevano in pochi. Sì, esatto, no, è vero, è vero. Invece adesso, no, è vero. Adesso sei talmente esposto sono un po' più... a critiche di ogni genere. Da gente anonima. Ma che... a volte anche, neanche critiche, ma te le inventi. Tipo, magari uno ti smette di seguire e tu sei tipo, quel figlio di puttana pensa che non sono figo. Però, capito, è così. Sì, sì, no, è vero. Siamo oversensibili alle critiche e questo ci fa tutti arrabbiare un casino. Sì. Però devi farti la corazza, bro. Tipo quelle storie che ho messo l'altro giorno. Ti faccio l'esempio, quelle che mi hanno tutta la gente che mi manda della gente brutta qui dice che sono meglio. Ah, sì, 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 sì. E io sono tipo, sai quando tipo ti svegli e ti dici, yo, you look good today, eh? Tipo, yeah. Apri Instagram e un tipo ti dice, io sei uguale a questo che è una merda. Merda. Un tossico, che cazzo, trovato cazzo, su internet. Cioè, lo so che magari mi vuoi far ridere, ma bro, mi sto deprimendo, cazzo. E tra l'altro questa cosa mi ha fatto venire in mente che... Tipo, una differenza tra uomo e donna è che, tipo, gli uomini tendenzialmente hanno appunto la tendenza a sentirsi belli o a giudicarsi positivamente e ogni giorno devono combattere gli stimoli contrari che gli arrivano dall'esterno. Tipo, magari gli amici che ti dicono, ah, sei brutto, ah, sei un coglione, sì, oppure sì, questa sì, gente sì, qua sì, che ti fotte, queste cose qui. Invece le donne, non sempre, però tendenzialmente hanno la tendenza a vedersi più brutte di quello che realmente sono. E forse perché tutti quanti le giudicano belle, cioè sì, non gli dicono niente di negativo. Gli arrivano stimoli positivi e loro devono fare resistenza a questi stimoli positivi, cioè fanno resistenza a questi stimoli positivi vedendosi brutte. Cioè proprio è la cosa opposta. Ma secondo me in parte sarà anche dovuto al fatto che tu comunque in un certo senso pensi il contrario, sei spinto a pensare il contrario di quello che ti dice la gente in un certo senso, cioè o comunque per bilanciare, non solo con questo esempio ma in generale, se tutti quanti ti dicono che sei brutto, sì, puoi accettarlo oppure devi, non lo so, farti un po' le ossa e convincerti da solo, mentre se al contrario ti dicono, ah che bravo che sei, devi fare il modesto. Pensa anche solamente... come ti interagisci con le persone. Se uno ti dice sei brutto, sei tipo, ah, te ti sei visto, coglione di merda, io sono 100 volte più bello di te, sei cesso. E, e invece se qualcuno, tipo, faccio una cosa bella e qualcuno mi dice, minchia, è un capolavoro sta roba, tu sei tipo, no, vabbè, non è niente, minchia, okay, no, che cazzo. È vero. Perché, sì, boh, devi un po' ribilanciare. Devi tendere a downplayarti. Però è sbagliato, non lo so, ma lo fanno tipo tutti... O lo fanno solo delle persone che hanno dei traumi irrisolti? No, lo fanno tutti, ma secondo me la cosa normale, cioè, sana da fare, perché che cazzo fai? Uno ti dice una cosa positiva, e sì, cioè, tu dovresti e dire... E tu dici, grazie. Cioè, capito? È una possibilità. È una possibilità, effettivamente. Oppure puoi anche dire, grazie, tipo, ci ho lavorato tanto. Sì, grazie, sì, grazie, esatto. Mi fa molto piacere sì, quello che sì, stai dicendo. Quelle robe americane, certo. Sì, certo. Perché ci tengo... Minchia, gli americani hanno ragione solo su tipo due cose del mindset, il resto sono cazzate, ma sì, quelle esatto. Due cose vanno sì, hard. Sì, 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 è vero. Aspetta che controllo un attimo il cell. Perfetto. Però sì, devi imparare ad avere un po' di fiducia in te stesso. Minchia, quanto è difficile, bro. Ma poi stavo pensando a questa questione dei soldi, no? Perché adesso io devo capire se lavorarci con questo, perché... Sarebbero tipo 2 mesi di lavoro per qualcosa come uno stipendio buono di un mese di una persona che lavora, ok? Scusa. E quello che percepisco è che non apprezza il servizio che gli faccio. Cioè nel senso, io gli sto offrendo un super pacchettino del Cristo con un sacco di cose che però sono quella roba che agli italiani medi sembra proprio... futile, inutilità. Sì, tipo fare senso, tutto. Cioè, nel senso, la cosa che mi sembra di percepire da lui è che vuole
cioè che mi stia ingaggiando solamente per le varie gli sbatti di spedizione e... Grazie mille. Grazie. Fa un po' freddo. È un po' freddo, sì. Mamma mia. Grazie. tipo, non riesce a gestire la spedizione, non riesce a gestire tutti gli ordini e queste robe qua. Cosa e quindi farebbe lui? Ci penso io. Lui, assieme a me, segue la direzione artistica, quindi nel senso che è quello che faccio io con tutte le pagine, nel sì, senso io curate le grafiche, un lappo lì e loro mi dicono ah sì, pensavo di fare una cosa così e io sono tipo ok, beh, però per rientrare nel format dei fagottini, per esempio, un esempio banale è che le comuni devono essere tutte quante simili, cioè devono avere un entrare sotto sì, un tetto okay, sì, comune sì, sì. Però allo stesso tempo devono toccare tanti diversi aspetti della tua pagina. Quindi nel senso, se tu sei una pagina okay, che fa vabbè, per esempio ciao mamma, ci sono i meme che parlano dell'amore, facciamo finta, dell'amore, della depressione e della rabbia. Okay. Se tu per sbaglio, senza pensarci, dato che sei un artista, di solito vai un po' a periodi, questo periodo ti viene da scrivere un sacco di meme sulla rabbia, ok? E quindi, per esempio, lui la prima volta mi aveva mandato, non era sulla rabbia, ma su qualcos'altro, e mi fai 5 meme sulla rabbia, o comunque lui mi aveva mandato 5 meme che erano in seconda persona, che si rivolgevano a tu che okay, leggi, ok? E lui non fa sempre meme che si rivolgono a tu che leggi, quindi ero tipo, fico, però magari prendiamo 2 di questi 5 meme, che sono rivolti a tu e gli altri 3 dobbiamo pensare a qualcosa che spazia un po' più a largo okay, all'interno. Quindi c'è tutta questa consultazione che dura tipo 2 settimane, 2-3 settimane, alla fine dura anche un mese, vecchio, certo, perché certo, a forza di fare le videochiamate di 3 ore, tipo, perché poi, cioè, capito, ti sembra una cazzata, però io ci passo le ore in videochiamata, complicata, bla bla bla, guarda, dovremmo fare un po' più così, un po' più in questa direzione là, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua, cioè... Molta gente dice, vabbè, ma lo faccio io, cioè, che c'ho bisogno di un coglione qua. Non che questo sia il caso, però... Però sì, no, capisco. Il vibe che percepisco è un po' che io magari accetto questo lavoro e io mi sento che sto facendo un lavoro, un favore a lui, a downplayarmi così per così pochi soldi mm-hmm, e lavorarci per dei mesi. Perché alla fine io ho già un mese che ci sto non lavorando, però insomma sto seguendo sta roba. Sto corteggiando lo sito. Esatto. E quindi... E lui si sente che ti sta concedendo. Concedendo, si sta concedendo la grazia, si sta di sì, darmi parte del suo guadagno, perché sono i suoi merch che potrebbe tranquillamente fare lui, solo che non c'ha sbatti, quindi mi ha tirato in mezzo perché non c'ha voglia di farlo, ma se volesse lo potrebbe tranquillamente okay, fare. Questa allora è la prima tipo, cappata. Però fatelo, zii, cioè nel senso fatelo. Cioè. Ma guarda, sei già più o meno arrivato alla conclusione della roba. L'unica cosa che mi viene da dirti è, primo, il fatto di fare la direzione artistica, in cui tu comunque gli stai già dando, gli stai preparando il format, tra virgolette, il modo anche in cui impostare le grafiche, perché è già una cosa diversa, anche solo questa cosa del fare le rarità, no? Esatto, sì. È già sì, una roba che comunque, di cui tu detieni la proprietà intellettuale. Sì, sì, sì. Quindi lui magari potrebbe fare anche solo delle magliette con la grafica stampata sopra, ma non sarebbe altrettanto carino. Quindi tu comunque, anche nella direzione artistica, stai dando il tuo apporto. Considerando che poi faresti anche tutto il resto, praticamente ti stai accollando il 90% del lavoro. Ma poi vuole che gli faccia le grafiche pure. Minchia, è un grande. Porca sei Dio. Sei un grande, però. Sei un imprenditore. Cioè, God damn, bro. Però, ti dico, tu vuoi sapere la mia? Fosse stato un anno fa, in un periodo nero economicamente parlando, ti avrei detto, boh, fallo, manda giù un rospo, eccetera. Adesso è un periodo grigio, economicamente parlando, quindi non è che ho i soldi, però... Però sono arrivato al punto che dico, bro, non sacrifico più la mia salute mentale per dei soldi. Ma neanche se sono 1.000 euro. Cioè, potrei farlo sì, sì, per 100.000, forse. Però cioè, sono già talmente in un equilibrio... Comfort, diciamo. No, più che altro sono in un equilibrio proprio labile tra avere un mental breakdown ed essere rilassato, che proprio ogni cosa che sento che potrebbe farmi star male sono tipo, nah bro, fanculo. Cioè neanche i soldi mi comprano una sofferenza, un cazzo di sbatti. E se tu già vedi che questo ti sta facendo un sacco di resistenza e stai già
che tutta la parte di direzione artistica sarà uno sbatti, bro. Perché lui è palese da come si sta mostrando che, bro, non vuole darti suo figlio. È una di quelle persone che non vuole delegare perché ha paura, perché la sua creatura sicuramente ci tiene un botto, e questo ti fa onore, non fraintendermi. Però se uno ha paura di delegare, cioè, non glielo farei fare facilmente. Quindi, bro, valuta tu, cioè. È quello che sto per... Io adesso sono in dubbio, perché io sono in un periodo dove ho bisogno di cash, però allo stesso tempo io non sono mai stato un tipo di... che sacrifica la sua salute mentale per una somma di denaro che non ne va... che non ne vale quanto la perdita, sì, di salute mentale. E in questo caso non li vale. Cioè, nel senso, io già naso che questo saranno 2 mesi di struggle dove a qualunque intoppo... Perché poi ci sono gli imprevisti, capito, in sto lavoro. Io quando l'ho fatto con Ciao Mamma, minchia, ci sono stati una caterva di imprevisti. E grazie al cielo, bro, Ciao Mamma non mi ha rotto i coglioni. Perché lui tranquillamente avrebbe potuto dire, ok, però me l'avevi venduta un po' diversamente, nel senso, cioè, cazzo, sono passati 2 mesi, non abbiamo ancora prodotto i fagottini, eccetera, eccetera, perché il mio stampatore... gli si era rotta la macchina e stava impazzendo, c'aveva delle crisi in famiglia, che cazzo ne so, dovevamo andare da un altro stampatore, ma quelli ci hanno fatto un preventivo della Madonna, quindi abbiamo perso un sacco di soldi, eccetera, e perso un sacco di tempo. Avevi presupposti, Ciao Mamma, per farsi girare, sì, il cazzo. Sì, per farsi girare il cazzo. Sembra un tipo ok, l'ho visto una volta, sì, forse, sì, sembrava, sì, un tipo chill. E invece, invece non mi ha rotto assolutamente il cazzo. Questo è un tipo che, capito, al primo intoppo è tipo, ma allora io... lo faccio da solo. Lo faccio da solo, okay, della serie, fine, capito? Metti, sì, sì, che salta su a una certa... Vabbè, questo è estremo, non credo che lo farebbe mai, però metti che salta su a una certa e dice, no, guarda, alla fine mi sa che non sta funzionando, me lo faccio da solo perché non me la sento di fare questo progetto, eccetera. Cioè, e io ci ho passato un fagli mese fare una scrittura privata, fra. Una? Una scrittura privata, che tipo come se fosse un contratto tra due parti, però appunto una scrittura privata, quindi non deve essere per forza un contratto ufficiale. Però almeno, ecco, ti eviti che qualcuno a una certa dica, sai cosa? Sì, eh. Perché se vedi che è necessario farlo, ti direi, puoi valutarla come cosa. Io dovrei iniziare a farle scrivere questi contratti, però a prescindere da quello, anche se non mi mollasse, sarebbe il genere di vibe del tipo, senti, mi è arrivato questo messaggio da un tipo X che mi dice che la spedizione costa troppo, non possiamo farla pagare di meno. Cioè, io conosco questo tipo a Mantova che fa le spedizioni, mi sono informato che sei tipo zio, cioè, lasciamelo fare a me, bro, cioè, nel senso, sono qui per questo. Magari l'hai trovato il tipo, magari hai ragione, magari costa meno fare le magliette là, però cazzo, cioè, nel senso, io non è che posso stare a pensare a ogni stronzo che, merda, vecchio, vale la pena spendere impazzire qualcosa di in più, ma magari archiviare un pensiero per quanto, esatto, riguarda una fase del lavoro, dire ok, l'ho fatta, esatto, è sistemata. Perché se devi ridiscutere ogni volta tutto, un bel dito al culo. Sì, perché ridiscutere ogni volta tutto è troppo peso, vecchio. E poi, cazzo, sta cosa di fare i fagottini da 25 a 20, non puoi neanche fare il bundle da più fagottini al prezzo scontato, perché scontato, è già scontato, certo, e quindi la gente non te ne compra più di uno, perché chi cazzo compra 2 dello stesso prodotto? Cioè, nel senso, vabbè che ci sono le diverse rarità, eccetera, certo, però... sei meno propenso. Prima era più del 50% compravano il bundle, bro. Sì, sì, perché vabbè, è proprio una tattica di mercato da sì, sempre. Sì, da, cioè, sempre, vezze, minchia, dall'impero romano, minchia, vecchio. E ho provato a spiegarglielo anche questo, e lo tipo, senti, cioè, nel senso, perché lui diceva, se li facciamo pagare di meno, ne comprano di più. Io sono tipo, no, uomo, non hai capito come funziona, cioè, nel senso, se li facciamo pagare di più, ne comprano di più, perché c'è anche quello scontato a di meno se ne compri di più, e quindi, cioè, tosta. Vabbè. Sì, vabbè, comunque è una cosa risolvibile, dai, devi solo impugnare la situazione. Sì, mi sa che lo devo paccare. Devi però essere super chiaro, bro. A una certa, questa è un'altra cosa che spacca, fa tutto parte delle piccole cose che sto imparando da giovane adulto, che, bro, minchia... Anche se ho detto prima che non sono bravo, perché effettivamente sto imparando quella comunicazione, ma bro, imparare ad essere, minchia, super chiari ed assertivi nel modo in cui dici le cose. Perché c'è un piccolo spazio tra l'essere arrogante e l'essere sottomesso, che è proprio quella linea sottile, sì, in cui, sì, tu dici una cosa che arriva dritta e il tipo non può misinterpretarla in nessun modo, e gli arriva chiaro il messaggio, tutto ben spiegato, allora a quel punto non ci sono più cazzi.
tu devi provare a dirgli: guarda, io me la collo se facciamo così, 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 così. Devi cercare di non essere aggressivo, perché sennò lui si spaventa. No, no, certo. Ma guarda, questo discorso l'abbiamo già fatto. Allora, se non ha capito, bro, fanculo. Fanculo, cioè nel senso, guarda, però, bro, io pure detto, perché la situa di solito è con i fagottini normali 25 euro, io dopo una certa soglia di fagottini venduti prendo una percentuale minore, parto dal 50% e poi diventa il 40% e poi il 30%, eccetera, okay. Più me ne vendi, ok? Quindi io ho detto, senti, se li vuoi vendere a 20 euro, a me non me ne frega un cazzo, ovviamente detto super tranquillo, io ho detto, anzi, cioè, perché eravamo rimasti... Ci risentiamo tra un po' di giorni, ragioniamo un attimo su sta cosa, le due opzioni ce le abbiamo, fagottini a 25, fagottini a 20. Okay. E io sono tipo, guarda, allora, se facessimo, metti caso che facciamo i fagottini a 20, tu ci saresti a dividere 50-50 per tutto il guadagno? Sarai perché collato. Io ci sto guadagnando meno, quindi nel senso ci veniamo incontro a vicenda. Sì. E lui è tipo... vecchio, cioè allora, porca madò, cioè allora, allora dimmelo, bro. Allora non bocchino. Te ne frega un cazzo, cioè nel dai, senso ti faccio un bocchino, cioè, allora, comincia a legarti, cioè, i capelli, cazzo, sì, no, no, ti faccio un bocchino, vuoi un bocchino? Quindi ti faccio un bocchino, cioè, amico. Sono cose così che mi fanno capire che lui non pensa che io stia effettivamente facendo qualcosa che abbia il valore di tot soldi, capito? Certo. Cioè pensa che io gli sto un po' inculando dei soldi. E io non posso lavorare con uno che pensa che lo sto inculando, bro. Cioè nel senso, non, perché non sto inculando, capito? Cioè nel senso... Nah, bro, non ne vale la pena. Se cioè. Non stai inculando qualcuno e lui pensa che ti sta inculando, allora c'è un rapporto di merda poi. A parte che le persone che hanno sempre la sensazione di essere inculate sono quelle più irremovibili, bro. Sì, sì, sì. Non che poi trovano sempre il pelo nell'uovo e sono sempre tipo... Ma... Yo... No, poi sono sempre, sono anche quelle che al primo intoppo si cagano addosso, cioè proprio si spaventano e sono tipo, ah cazzo, lo sapevo che sarebbe andato. Esatto, esatto, minchia, ciao mamma, tranquillissimo, bro, cioè nel senso ti giuro. No, vabbè, bro, taglio fuori. Sì, basta, cioè, non posso. Cioè, però veramente... Minchia, come... devo fargli pure le grafiche, zii, cioè, oh mio Dio, ciao mamma prima, almeno faceva, bro, le grafiche. Già siamo nel void della giovane età adulta in cui, bro... È tutto triste. Sì. Tipo, vabbè, sono tutti problemi da primo mondo, ci tengo sì, a specificarlo, sì, perché, ok, voi mi direte, ah, c'è gente che sta peggio. È vero, lo so, ed è la cosa di cui mi faccio forza per andare avanti. Però ognuno è figlio del contesto in cui si trova. Mi dispiace se c'è qualcuno che sta molto peggio di me e gli mando i miei pensieri e tutte le mie vibe positive. Però io qua ho i miei cazzi e posso stare male anch'io. ho il diritto di stare male anch'io. Mi dispiace, oh mio Dio. E quindi, cioè, davvero bisogna limitare, bro. Limitare tutto ciò che, boh, basta, fra. Lascia andare. Cioè, stessa cosa con i rapporti umani. A volte ci sono persone con cui hai un rapporto, e mi è capitato di pensarlo recentemente con delle conoscenze, e sono tipo, magari eravamo lì, e penso, mica questa persona mi sta sul cazzo. E penso, Dio, ma perché la frequento? Poi ci ho pensato, ho detto... Minchia, non c'è nessun motivo per cui io frequento questa persona, se non tipo l'abitudine al fatto di frequentarla. E allora sono tipo, vabbè, ma tipo vaffanculo. Cioè, ma senza rancore, senza rancore. Però se sei una persona che non mi... Cioè, ci sono anche dei miei ragazzi che tipo sono, diciamo, uno sfacelo per quanto riguarda magari, non lo so, vita personale, progressi, obiettivi, queste cose così. Però almeno quando ti becco sono tipo, nah, sei mio fratello, capito? Ci vado mega d'accordo, ci sto benissimo, chiaro. Ridiamo, scherziamo. Allora me l'accollo. Ma se mi stai pure sul cazzo... Che cazzo me lo fa fare? Che cazzo me lo fa fare? Cioè, amico, oh, vaffanculo. Oddio santo, che magra. Quindi, boh, taglia fuori questa merda, cerchiamo di... E basta, sì. Di stare bene, bro. Starò bene, vaffanculo. E speriamo che vada bene in porto l'altra. Tanto lo trovi un modo, lo trovi un modo, i soldi arrivano, sì. Basta, sì, meno ci pensi, fra più arriva. Più arrivano, davvero. Io ti giuro, tutte le cose migliori mi sono capitate quando non me ne fotteva un cazzo di niente, bro. Io mi ricordo, cioè, ci sono state due volte che sono stato a New York, una volta quando ero al liceo, quindi spensierato, frega un cazzo di niente, avevo pure l'ultimatum che dovevo tornare in Italia, quindi ero tipo, minchia, sì, no, mi devo divertire, bella vecchio. E l'altra volta, dopo il liceo, tempo indeterminato,
cioè non che è stato quando cioè che sono stato lì a cioè che volevo rimanerci per sempre per svoltare la mia vita e che cazzo ne so. La prima volta mi buttano fuori di casa, tipo la proprietaria di casa mi dà un ultimatum: hai una settimana, se no ti rispedisco in Italia, se non trovi un'altra casa ti rispedisco in Italia. Io sono tipo sì, ma io non, cioè un'altra perché? Casa ma e poi in che senso ti rispedisco in Italia? Perché chiamare l'immigrazione, bro, che cazzo? No, a parte che sì, cioè se la, se sì. La fumata in cervello, vabbè. Però insomma, cioè in pratica io stavo da questa amica di mia madre, che poi non è adesso. Ah no, sì, mi ricordo, esatto. Mi hai raccontato. E lei mi ha buttato fuori di casa perché ha trovato due canne nel mio zaino, frugando nella mia roba, tra l'altro, vabbè, lascia stare. Niente, ma mi ha buttato fuori di casa, anche se ovviamente non poteva perché era il mio genitore legale. Ah, ok, okay. Era così official la cosa. Era official perché mia madre non voleva pagare lo studio all'estero, com'è che si dice? Quando... Non so, tipo una tassa, no, quando... visto. Il... No, 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 quando, fai... quando sei uno studente italiano e vuoi andare a fare l'anno all'estero, tu fai tramite un'associazione che gli dai un paccone di soldi e loro fanno tutta la burocrazia legale, okay. Perché non è che tu... da italiano hai il diritto di andare a studiare nella scuola pubblica americana, cioè che cazzo vuol dire? Ci ho mai pensato effettivamente, la gente che fa, ah si è fatto un anno all'estero, sì, sì. No, non puoi prendere un aereo e andare a scuola, oh sono arrivato ragazzi, ragazzi. Aspetta aggiungo il mio nome nell'appello, no. Quindi io invece, prego passate, se riuscite passate, sì, sì. E quindi mia madre, invece, essendo cittadino americano, lei ha voluto fare la cosa, cioè non old school, però tipo... Sì, tipo per aggirare tutto questo sistema. Per aggirare tutto questo sistema era che io dovevo essere legalmente residente a New York, e per essere un minorenne residente a New York devo avere un genitore, ok, un tutore. E bella, quindi l'abbiamo fatto, lei mi voleva buttare fuori di casa e io ero tipo... Fuck this bitch. Questa però io mi vuoi buttare fuori di casa. Io trovo casa dopo domani. Io mi butto fuori di casa. Tipo, ti sei preso da qua. Ti sei lanciato fuori. Ed effettivamente lo stesso giorno io vado a scuola e vado dal mio amico romano. Si chiamava così, che tra l'altro viveva a Wall Street. A Wall Street. Adesso è là, eh? No, no, viveva a Wall Street con la sua famiglia. Sì, sì, no, era ricco sfondato, ok? Ed eravamo diventati super amici da 2 settimane, ok? Era l'unico altro straniero dentro sta scuola. Era australiano. Ah, ok. Però era straniero, era più europeo di tutti gli altri, diciamo. Pensa a te. Pensa a te. Il più europeo era australiano. Sì, lo so. Okay. Lo so. E vabbè, quindi io gli dico... Minchia, fra, mi ha buttato fuori di casa, sta puttana, così. Poi gli dico, no, però, cioè, comunque adesso provo a convincerla perché non esiste. Cioè, cazzo vuol dire che mi butti fuori di casa per 2 canne? E andavi anche al liceo? Sì. Minchia, gli americani sono rootless. No, sono rootless. Non cioè, sono assolutamente testa, un cazzo. Vecchio. E lui era tipo, no, ma fra, comunque, cioè, se vuoi stare a casa mia per un paio di giorni, eccetera. Io sono tipo, I mean, shit, vecchio, io sicuro, adesso provo a convincerla, Però ti dico, se lei è inamovibile, io un'altra settimana con lei non ci sto, quindi accetto la tua offerta, così. Oh, pull up lì da lui, perché lei non si convinceva, certo, bella. Rootless, comunque. Cioè, sono andato lì proprio umile, vecchio. Ho detto, lo so, ho sbagliato. 2 canne nello zaino sono troppo. Sì, tu hai invaso la mia proprietà. Sì. La proprietà privata. Ho davvero esagerato. So praticamente al livello di un narcotrafficante. Cioè... Minchia, neanche un omicidio è lo stesso livello di avere 2 canne nello zaino, però vabbè, insomma. Vado a casa di questo e lui mi... Boh, sto da lui, mia madre poi trova anche una casa, dopo una settimana neanche. E i genitori di lui, quando glielo dico, sono tipo, oh ragazzi, ho trovato la casa, minchia, grazie mille, siete stati gentilissimi, così, cos'ha? Lui fa, ma zio, ma perché te ne vai? Scusa, non stai bene qua? E io a Wall Street, capito, al 33° piano che vedo Brooklyn da un grattacielo vecchio, sono tipo, I mean, cioè, nel senso, sì, cioè, nel senso, se posso stare, sto, eh. E niente, mi sono fatto gli ultimi 3 mesi a Wall Street a con il mio tipo. Best homie, che fumavamo sul tetto di un grattacielo. Vai. A Wall Street, stavo vivendo my best life con tutti gli N-words del ghetto, vecchio. Che pullappavano nella nostra casa Wall Street, vecchio, a fumare blunt, tutti lì, yow, 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 mua, 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 mua.
Vabbè, e quella è stata un'esperienza super positiva. Che è arrivata dal nulla. Che è arrivata dal nulla perché non me ne fottevo un cazzo. Invece la seconda volta che sono andato ero tutto lì preso che dicevo devo svoltarla, sono qui per svoltarla, devo grindare. Ah, era quando abitato con quel conquilino. Esatto, mi è andato tutto storto, tutto storto. Tutto storto. Devo grindare, la vita è dura qua a New York e io devo macinare per arrivare lassù, boh. Minchia, fallito miseramente, è stato vissuto di merda, conosciuto nessuno di divertente, cioè capito? La mia vita era misera, vecchio, stavo in casa a fumare canne tutto il giorno. Non è che hai detto, non ho conosciuto nessuno di che mi aiutasse a far carriera, no, non ho conosciuto nessuno di divertente, però deve essere stata una merda. Esatto, cazzo, cioè, la mia preoccupazione principale era semplicemente tipo fare balotta, cioè capito? Sì, sì, tipo, io volevo semplicemente vivere una vita neanche felice, far carriera, neanche tipo quello, vivere, neanche quello, vecchio, neanche quello. Ero tipo, ma allora che cazzo, sono venuto qua a New York per conoscere la gente più stramba, conosco solamente dei ricchi depressi che si fanno di Xanax ogni giorno, cioè... Vibe. No, aspetta, no, non no, vibe. No, non vibe, non vibe. Però, sai... Alla fine questa chiacchierata mi sembra che torni sempre un po' sul tema dell'emotività. Siamo sempre lì. Siamo sempre lì, però quando sei emotivo e quando ti fai prendere dalle emozioni, anche se non te ne rendi conto, però fai andare tutto male. Sì, sì, fai andare tutto male tu, vecchio. Bisogna essere ti bisogna giuro che vibare. Se te ne fotti e vibi, vecchio, va tutto così bene. Ogni volta che l'ho fatto mi sono sempre divertito. Ma perché sembra inspiegabile come cosa, ma sì. In realtà... Cioè, ci sono delle radici profonde, perché comunque, diciamoci la verità, se tu sei un preso male, nessuno voglia di aiutare un preso male, a parte qualche stronzo con la sindrome della croce rossina. Però se tu vedi uno che è preso male, non ti viene voglia di vibarci, comunque le possibilità non si approcciano a te se non sei preso bene. Se invece la gente tipo ti vede preso bene e dice ah, questo tipo sta di merda, ma comunque comunque è gasato. Comunque è preso bene. È preso bene. Minchia, facciamolo vivere a casa nostra Wall esatto, Street, bro, esatto. Cioè, tanto un posto in più, un posto in meno, per un preso bene, voglio dire, ci sta. Quindi... hai ragione. Quindi sì, boh, basta, cioè, sì, adesso io ci stavo ricadendo, anche tu da quello che mi hai detto, sì, ci vecchio. Stiamo ricadendo, ci stiamo prendendo male, siamo afflitti dei nostri problemi da primo mondo, però basta, dai, siamo giovani, anche se a volte non sembra così, perché ormai, sempre per colpa delle persone... Sì, tipo, ah, hai 26 anni, eh? Non puoi avere un sogno, bro. Tu, a 26 anni devi essere vecchio e andare a fare in culo. Ah! Anche sta cosa dei 26 anni, bro. Bro, minchia, sembrano così tanti. Cioè, tipo, 26 anni sei... Quanto... Sei quanto tu, ragazzino, rosico. Pezzo di merda, che guardi questo video e pensi, tipo, io, questi qui hanno 26 anni, sono grandi. Ti assicuro che 26 anni è come averne 18 o 17, ma paghi le tasse e le bollette... Però dentro ti senti uguale. Ti senti un coglione, vecchio. O comunque cambia così poco, esatto. Cioè, non... Io posso avere un sogno a 26 anni. Ma poi c'è gente, vecchio, quando rosico quando becco qualcuno che è più piccolo di me e ce l'ha fatta più di me, sono tipo... Figlio di puttana, vecchio. È per colpa tua che le persone hanno delle aspettative nei miei confronti. Sì, esatto. sì. Ah, vecchio. Vabbè, però sai, ognuno ha il suo percorso, basta. Fra, vaffanculo. Sì. Vaffanculo. Va bene così, tanto sti cazzi, ognuno c'ha il suo percorso e alla fine esatto. Nessuno sta veramente bene, nessuno sta veramente fatto, male. Alla fine non siamo più, siamo partiti che eravamo depressi e stressati, però non lo siamo più. Ora non lo siamo più. Guardaci, ora siamo tornati a vibare. Ora siamo vibanti e tranquilli. Minchia. Zio boia. Stacca che devo piangere, fra. Vai, stacco, eh.